Esercizio numero 1 sulla dilatazione termica. 40,5 metri cubi di benzina di notte in un'autocisterna, temperatura 8 gradi centigradi. Il giorno successivo il sole riscalda l'autocisterna e la benzina fino a 26 gradi centigradi, di quanto aumenta il volume della benzina. Trattandosi di un liquido che si dilata, la formula da utilizzare è questa, delta V uguale V0 alfa delta T. E l'incognita è proprio delta V, di quanto aumenta il volume. Quindi neanche bisogna fare la formula inversa, basta la formula diretta, sostituire i numeri. Delta T è l'aumento di temperatura, da 8 a 26 gradi centigradi sono 18 gradi centigradi. Trattandosi di un intervallo di temperature, possiamo esprimerlo anche in Kelvin, 18 Kelvin. Infatti il numero delle tacchette, cioè dei gradi tra questi due valori, è sempre 18, sia se li esprimiamo in gradi centigradi che in Kelvin, sono sempre 18 tacchette. V0 è il volume iniziale, in teoria dovrebbe essere a 0 gradi centigradi, in realtà è il volume a 8 gradi centigradi, ma tanto abbiamo visto che cambia poco o niente, quindi possiamo far finta che sia il volume a 0 gradi centigradi. Alfa è il coefficiente di dilatazione termica della benzina, che ha questo valore, non chiedetemi da dove l'ho preso perché non me lo ricordo. Ricordiamo cosa significa intuitivamente. Significa che la benzina si dilata di una parte su 1000, quindi di un millesimo del suo volume, per ogni grado centigrado o Kelvin di riscaldamento. Quindi si dilata di un millesimo rispetto al volume iniziale questo. Facendo il calcolo otteniamo 0,73 metri cubi, che corrisponde a 730 litri, in quanto un metro cubo sono 1000 litri. Litri, ricordiamo, si scrive con la L maiuscola. Il risultato torna a 730 litri.